Siamo alla Baita, passo Feudo, nel cuore dell'Atemar, proprio sotto la Torre di Pisa, e sono con una guida alpina, un testimone di questo territorio che è Alberto Felicetti. Un punto di arrivo, un punto di partenza anche per delle escursioni che possono essere effettuate nel cuore dell'inverno e naturalmente sempre in estate. Ma diciamo che qui è un punto, sia un punto d'arrivo che un punto di partenza, ma noi preferiamo un punto di partenza, che si parte per le escursioni estive, si va verso il Torre di Pisa, la Ferrata dei Campanili, o si va verso il Pelenzana, il Cornon. Ci sono diverse attività per tutte le difficoltà, diciamo. Se chi vuole andare più in quota va verso il Torre di Pisa, dove si entra nel mondo fatato delle Dolomiti dell'Atemar, con tutti i campanili e i picchi che abbiamo. Invece l'inverno è anche, diciamo, un punto di partenza, perché uno dei punti più panoramici dello Ski Center Latemar è la montagna, diciamo, dei Predazzani, e quindi chi parte da Predazzo parte da qui e si gode il panorama già la mattina. Normalmente le piste che abbiamo verso Predazzo sono al sole la mattina, bellissime, e poi il pomeriggio ci si sposta verso Pampeago, Beregen, dove la neve regna di più verso il pomeriggio. La Baita è anche una scelta di campo per, in favore dell'alta cucina, anche di questa ricerca legata alle tradizioni. Chetti rappresenta la custode, no? di questa tradizione, di questa passione per la buona cucina. E quindi adesso magari facciamo una panoramica tra l'antipasto, che vediamo essere un elemento della nostra tradizione, con questi affettati, i formaggi, il puzzone di Moena, che ha ottenuto da pochissimo tempo la DOP, e poi iniziamo magari con i primi. Sì. Allora, noi qui cerchiamo di coniugare la tradizione con un po' di innovazione. Cerchiamo di offrire ai nostri ospiti dei piatti un po' rivisitati. E naturalmente gli ingredienti cerchiamo che siano quelli tipici della tradizione, tipo la selvaggina, che presentiamo sia come primo piatto che come secondo piatto. Per esempio, il nostro punto forte sono i ravioli con ripieno di capriolo su burro di mirtilli, ottimi. Poi abbiamo le tagliatelle a ragù di selvaggina, e cerchiamo anche di offrire, e soprattutto per gli stranieri che cercano i cosiddetti piatti italiani tipo le lasagne, di dargliele in una veste diversa, tipo con le mele, con lo speck, invece che le solite lasagne alla bolognese. Sui secondi piatti, rimaniamo sempre sulla selvaggina come punto forte, abbiamo degli ottimi straccetti, che vengono, è una carne di cervo tagliata fine fine che rimane molto morbida, condita con le noci, lo speck, e poi abbiamo le bracciole di cervo, abbiamo il filetto di cervo con un ottimo risotto al pino mugo. Insomma, cerchiamo di offrire ai nostri clienti piatti della tradizione, però un po' più particolari. Troviamo una conferma anche nei dolci, in questa rassegna finale. Sì, lo strudel è il piatto forte, insomma il dolce forte delle Dolomiti. Noi abbiamo cercato di dare in un'unica portata quattro variazioni diverse di strudel, infatti chiamiamo sinfonia di strudel, e sono, dipende dagli ingredienti della stagione, però sono quattro strudel: il tipico strudel di mele, lo strudel di ricotta, lo strudel di nocciole o di papavera a seconda della creatività della cuoca, e poi il quarto strudel, dipende dalla stagionalità, alle pesche, alle albicocche, per esempio d'inverno con le banana o con le pere, insomma dipende un po' dagli esteri.